quando abbiamo fatto gli uffici possiamo applicare interamente la legge sulla dirigenza, che è un risultato comunque molto importante, perché la maggioranza ha deciso che le indennità dirigenziali ad persona non ci sono più, però stante l'attuale situazione noi dobbiamo fare i conti con una situazione che non è tabula rasa, ma che prevede una serie di privilegi, di discriminazioni e di difficoltà. Ci sono diversi dipendenti che prendono molto più dei dirigenti, nonostante questo il governo ha detto, pur modificando la retribuzione, noi dobbiamo andare comunque verso un'ottica di risparmio, e quindi i dirigenti complessivamente non devono costare di più di quello che costano oggi. Nella riforma si faranno degli accorpamenti, si faranno, prenderanno delle decisioni che comporteranno anche questa conseguenza. Per cui la questione delle indennità, e parliamo adesso della questione col sindacato, cioè dei non aumenti all'indennità, resta una scelta che il governo considera giusta, perché oltre l'80%, mi pare, adesso vado a prendere la tabella, di questa indennità va a favore di personale alle dipendenze del settore pubblico allargato complessivamente considerato, che prende già, come abbiamo detto più volte, stipendi molto alti. E quindi io devo dire che sia io, ma anche il governo tutto unito, respinge le accuse che sono state formulate in questi giorni da parte di chi o non conosce o non vuol conoscere, o da parte di chi, pur sapendolo ed avendo partecipato a deteriorare questa situazione retributiva, perché sono tutte decisioni prese nel 2004, nel 2005, all'inizio del 2006, quindi altri governi o comunque altri segretari all'interno c'erano e non io. Inoltre vi devo anche dire che ci sono molte indennità che erano, sono state tolte, alcune indennità che sono state tolte a dipendenti disposte con delibera, allora quelle saranno più legittime, no? A dipendenti disposte con delibera. Io vi invito a guardare una lista di candidati di un partito in particolare, lì ce n'è diversi che non hanno avuto dal segretario all'interno le indennità che qualcun altro gli aveva dato e che quindi hanno fatto la loro scelta elettorale e politica. Finito? Sì. L'altro argomento di questa mattina era la variazione di bilancio 2009. Devo dire che rispetto anche ai dati che avevo così un po' anticipato, ci siamo trovati in una situazione direi migliore rispetto a quella che temevamo. Prima cosa, una premessa, parliamo del 2009, di un anno quindi dove è iniziata questa crisi pesante. Già nel dicembre noi avevamo paventato, no, questa crisi, e avevamo diminuito in maniera abbastanza considerevole le entrate, e devo dire che quell'intervento è stato prezioso per evitare una variazione veramente molto molto grossa. Secondo dato, gli effetti della situazione contingente sammarinese, il sistema dei pagamenti, gli attacchi alle banche, la situazione cassa di risparmio, procedure rafforzate del monito, quindi questa situazione direi particolarmente tipica di San Marino, noi riteniamo che non sia presente in questa variazione di bilancio, cioè in questa variazione 2009 si risentono gli effetti della crisi generale che riguardano tutti i paesi, della crisi in modo particolare delle imprese, dopo vi dico anche il perché abbiamo fatto questa valutazione, e probabilmente questi effetti si potranno risentire di più nel 2010. Anche se noi speriamo che poi ci siano gli effetti positivi della soluzione di alcune problematiche, no? Gli accordi con l'Italia, la situazione delta, che quindi uscire dalle procedure rafforzate del mondo. Quindi questa situazione è dovuta in modo particolare alla crisi generale. Alcuni indicatori, prima di tutto vi do il dato, quello che è più appariscente. Noi avevamo previsto, con le modifiche che avevamo portato in dicembre, ad un passivo di 24.427.000 euro. Nella realtà a questi dobbiamo aggiungere, e poi vi dico il perché,
perché altri 21.560.000 euro, per un totale, ecco, sottolineo che sono cifre ancora, sono dati ancora che dovranno essere oggetto di ulteriori verifiche. Alcuni di questi tra l'altro sono riferiti anche a delle proiezioni, perché ad esempio sulla monofase dobbiamo ancora non è finito il 2009, quindi non sappiamo come saranno gli ultimi mesi, quindi facciamo dei discorsi di proiezione. Sull'IGR è chiaro che ci riferiamo all'anno precedente, anche se noi abbiamo tenuto conto di una situazione di sofferenza, quindi siamo stati estremamente prudenziali sotto questo aspetto. Sono cifre reali, ecco, non è che non siano cifre, però insomma possono variare ancora. L'ammontare complessivo del deficit del 2009 si aggira con questa variazione a 45.987.000 euro. Devo dire che io ero stato molto più pessimista in passato, no? Qualche tempo fa molto, ultimamente un po' meno, però comunque qui parliamo di cifre che sono al di sotto dei 10-15 milioni di quelli che io avevo pensato. Perché questa cosa qua? Allora, vi do alcuni dati per aggregati significativi. Primo, stiamo facendo, nonostante tutto quello che si dice, dei risparmi, quindi ci sono comunque delle voci che erano state previste, per cui dei risparmi abbastanza significativi riusciamo a fare, spese per iniziative, spese varie, consulenze, quindi questo non l'avevo considerato. Secondo aspetto, voce qui negativa, i giochi della sorte hanno una flessione grossa, e l'avevano già avuta l'anno scorso rispetto a 2 anni fa, sicuramente ce l'hanno quest'anno rispetto all'anno scorso. Una flessione dell'ordine di 2 milioni e mezzo per introiti puri dello Stato, quindi non è una voce di poco conto, è una voce abbastanza significativa. Abbastanza significativa. Per esempio, sul 50%, no, 20%. No, di più. Ecco. Tutto questo, tra l'altro, fa presupporre anche una diminuzione dell'investimento per gli interventi straordinari sul credito. Però qui dobbiamo dire che, essendo poi arrivati ormai a settembre, domani ci saranno alcune prime riunioni politiche, poi all'inizio di settembre si darà il via alle commissioni previste dalla legge per il credito straordinario, comunque noi non riusciremo a spendere tutta quella cifra che pure viene diminuita considerevolmente, quindi anche qui faremo dei risparmi, non abbiamo nessun merito per farli, è solo che la legge si è protratta e quindi di qui alla fine dell'anno, anche volendo, non riusciremo a spendere comunque quelle cifre. Imposta monofase, no, prima andiamo sull'imposta IGR, imposta generale sui redditi. Pur essendo prudenziali, pur valutando la situazione particolarmente preoccupante della situazione economica, il 2009 noi riteniamo di poter dire di mantenere l'introito previsto per il 2008, pur considerando e soprattutto considerando che avevamo già previsto una diminuzione del 2,5%. Teniamo presente però che i dati di riferimento sono abbastanza generici qui, non è che siano molto 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 chiari, perché la dichiarazione dei redditi, adesso possiamo avere alcuni elementi, ma non è che abbiamo degli elementi oggettivi come sull'imposta monofase, perché lì abbiamo proprio le mese per mese, certo. Però dobbiamo dire che questo è realistico.